Case sul bel lido veneto di Jesolo. Ampie case sul mare, con cappelle gentili. Case sul colle del Sestriere, in Piemonte. Case nei boschi della Valsusa. Case dagli ampi cortili, dalle ampie finestre aperte al sole di Cesenatico e di Lanzo d'Intelvi, sul lago di Lugano. Case sull'Etna, nelle quali si rincorrono bambini felici ed irrequieti, dai muscoli esuberanti di vita, dagli occhi scintillanti di gioia. Rifugi sereni tra i prati in fiore, lungo le spiagge del caldo mare o sulle salubri balze dei monti. Ritrovi desiderati dopo un anno di scuola e di lavoro, dove si ritemprano le forze e rivive l'irrefrenabile vivacità dell'infanzia. Case che hanno per cornice le nevi e le guglie svettanti nel cielo azzurro delle valli cuneesi o ad Erbezzo nel Trentino, case di Rimini, case sul Cadore, case in Val di Cogne ai piedi del Paradiso. A che cosa servono? Cosa sono queste meravigliose case piene d'aria e di luce? Sono le case nelle quali trascorrono le loro vacanze i vostri ragazzi ai monti e al mare. Sta per cominciare una giornata come tutte le altre al mare e ai monti. I piccoli protagonisti della nostra vicenda dormono ancora. A rompere i loro sonni profondi è di lì a poco una campanella. L'ultimo sogno si dissolve alla luce del sole che già indora le spiagge, le cime, le vallate. Acqua fresca per schiarire le idee, anche se un po' di sapone negli occhi consiglia improvvisi ed energici rimedi. Siamo in vacanza con Don Bosco, il santo che fu definito uno tra i più dinamici apostoli dell'allegria. Un nuovo giorno è cominciato. È tempo di rivolgere un pensiero al Creatore che tutti ha protetto nella notte e con la luce promette una gioia nuova. Prima colazione, l'appetito non manca. Dopo il pane dello spirito, la fragrante pagnotta e il profumo del latte mattutino in ampi refettori che accolgono i ragazzi festanti. Poi la visita medica, un severo controllo delle risorse fisiche individuali. Nel frattempo si riordinano le ariose camerate. Soltanto a Venezia più di 1000 ragazzi ricevono dai salesiani assistenza giornaliera nelle colonie diurne. Il gruppo si ingrandisce sino al momento in cui giungono i salesiani accolti da grida festose. Le mamme accompagnano i ragazzi sino alla motonave. Le raccomandazioni si infittiscono e poi addio San Marco, arrivederci a stasera. A Catania le stesse scene, lo stesso ovunque, decine di migliaia di ragazzi ogni giorno. Qui la salsedine del mare, altrove la brezza corroborante dei monti.
In motonave o in pullman è sempre la stessa gioia di ragazzi, la stessa vigile attenzione dei figli di Don Bosco perché tutto proceda bene. Intanto, da molte colonie, si parte per la gita quotidiana. Anche a dorso di mulo, se necessario. Sotto le pinete, fra more e lamponi che occhieggiano tra le foglie, mentre l'acqua sorgiva dà fresche energie e sui laghi azzurri si rispecchia la serenità del cuore. Altri ragazzi al mare invadono le spiagge che promettono giochi e tintarelle. Risate al sole di bimbe vivaci e di maschietti irrequieti. Lieta spensieratezza fra mille giochi con la sabbia, montagne, castelli. E i più piccoli si radunano intorno alla suora come pulcini intorno alla chioccia. Qualcuno fa anche danze esotiche tra gli applausi dei divertiti compagni. E finalmente, tuffo in mare. C'è chi si arrangia e c'è chi nuota bene. L'importante è rimanere a galla sotto la vigile assistenza del personale responsabile. Alle suore di Don Bosco sono affidati i piccoli al di sotto dei 10 anni. Ai salesiani sono riservati i più grandicelli che si avviano alla pericolosa età dell'adolescenza. L'orario dei bagni è sotto controllo. Poi una serie di movimenti e giochi riattiva nell'organismo circolazione ed agilità, secondo i canoni dell'igiene moderna. Anche in montagna allegria sotto il sole, magari con un giro tondo sul passo volante. Oppure in appassionanti partite di calcio. E scivoloni sui prati, con gli inevitabili allegri capitomboli sotto lo sguardo attonito delle vette. Prosegue intanto la marcia dei più arditi che guadano fiumi e attraversano prati in fiore. Nelle retrovie della colonia ferve il lavoro. C'è sempre qualcosa da lavare, uno strappo da rammendare, un bottone che manca. Le suore pensano a tutto con l'affetto e la cura che a casa avrebbero i genitori. E per chi ha un piccolo fastidio scolastico da superare in autunno, c'è l'assistenza necessaria per aiutarlo a non dimenticare e ad imparare. Le passeggiate sono anche istruzione. Una diga, una centrale elettrica lieta d'acque sonante di turbine, un traforo testimone di lavoro ed industria come quello del Freius. Vestigia dell'antica civiltà italica, come Pompei. Don Bosco non può dimenticare che questi ragazzi, crescendo in muscoli, devono diventare onesti cittadini e buoni cristiani. Ancora lavoro nelle retrovie. Le cucine sono all'opera. Anche per questo le risorse sono varie, i sistemi diversi, dal bell'impianto moderno ai vecchi sistemi imparati dai Pellirosse.
e scocca finalmente l'ora del pranzo. Non importa che esso sorprenda la squadra a 2 o 3.000 metri d'altezza, la pasta asciutta quassù ha un magnifico sapore. Ah, non dimentichiamo le sagge prescrizioni del medico. Olio di fegato di merluzzo. E un gustoso ricostituente. Migliore. Sono i sussidi all'aria pura e al sole. E buon appetito sotto la vigile cura dell'assistente. Proprio niente rimane nel piatto. Che appetito, ragazzi. E la forchetta, quando si ha veramente fame, è un freno. Sono più svelte le mani, vero? Se la mamma vi vedesse, sarebbe felice. E c'è pure il gelato. Poi si lavano le stoviglie. È un'operazione che può farsi in diversi sistemi, questo antico sotto una sonante cascatella di montagna. E questo moderno, questione di fortuna o di diversa poesia. A fianco di alcune colonie ci sono addirittura alberghi per genitori e parenti che vogliono trascorrere qualche giorno in compagnia dei loro rampolli. Dopo un'animata ricreazione, il silenzio della siesta, una parentesi di quiete, un attimo di sospensione. Anche le spiagge sono deserte, ma per poco. È arrivata la posta. A turno, se non oggi, domani, verranno tutti accontentati. Chi ha ricevuto una lettera s'apparta a leggerla, lieto di avere notizie di mamma e papà. E s'accinge a rispondere. Sarà un componimento dettato dal cuore, magari con qualche errore d'ortografia, ma con l'affetto che supera ogni cosa. Le colonie di Don Bosco inoltre organizzano scambi di nazionalità. Gruppi di ragazzi stranieri vengono in Italia e ragazzi italiani visitano l'estero. Questi scambi servono a ingentilire l'ospitalità, a far conoscere il mondo, a farci stimare meglio l'un l'altro. Nel pomeriggio i taglialegna cercano occupazione ad ogni costo. Le bimbe fanno lavoro di cucito e di ricamo sotto la vigilanza di una suora insegnante. I maschietti si dedicano al traforo, all'aeromodellismo. Che magnifico volo! E se si trova uno scoiattolo, ci si dedica magari all'allevamento. Mentre la scoperta di una strana novità può trasformare in scienziati o in floricoltori in erba. Sulla spiaggia intanto tornano a sorgere castelli costruiti con cura paziente. E c'è pure chi pensa alla cena con nobile occupazione. Anche questa giornata sta per finire. Chi è andato in passeggiata ritorna a casa. Tornano pure i bimbi delle colonie diurne. Il sole è radente sul mare. I ragazzi lo guardano con nostalgia, quasi per dirgli arrivederci presto, più presto, domani. Le spiagge sono rimaste deserte, la sabbia tempestata di ricami. Sono le impronte dei piedini scalzi che nella notte il mare coprirà con cura. Il crepuscolo invita agli ultimi scambi di cordialità, a musiche, canti, alle partite a carte, a 1.000 progetti per il giorno che verrà. Un ultimo sguardo al cielo, dove già fa capolino la luna, poi a Nanna. E le preghiere della sera sono l'ultimo tratto di cornice di un magnifico quadro, di un indimenticabile giorno. L'ultimo affettuoso pensiero è per i genitori. Mamma, papà, il vostro bimbo è felice. Buonanotte.